pensate l'emozione. Mio padre lavorava da fastidi, e noi avevamo 16 anni e perse il lavoro. Io oggi qui non ho nessuno, ho solo delle amicizie, ma anche se non avessi avuto delle amicizie sarei stata al vostro fianco. Grazie. C'è tutto il territorio teramano a supporto della lotta dei 155 lavoratori della Beta Fence di Tortoreto. Il fondo Carlyle, proprietario dello stabilimento unico in Italia, ha annunciato la chiusura il prossimo 31 dicembre. Un fulmine a ciel sereno, a soli due giorni dalle ferie, che ha colto alla sprovvista sindacati e lavoratori perché l'azienda è inutile e perché il lavoro negli anni non è mai mancato, anzi alle maestranze sono stati chiesti sacrifici con turni notturni e festivi. Si chiude e quindi le persone insomma si trovano senza lavoro, senza prospettiva, le famiglie si trovano senza in qualche modo sapere come organizzano la propria vita, come continueranno. E un'azienda così, un'azienda che insomma che era un'alta produttività, che era inutile, che era in qualche modo alla quale i lavoratori avevano in qualche modo anche partecipato in maniera fattiva al conseguimento di quei utili, anche attraverso una serie di accordi che hanno permesso questi risultati. Bene, non è servita a niente. C'era una grandissima amarezza insomma in questa cosa qui, e anche insomma sapere che non c'è oggi neanche una strategia nazionale rispetto a queste cose, non è più accettabile. Ma in realtà la multinazionale inglese negli ultimi anni ha iniziato un'opera di delocalizzazione spostando le produzioni dove i costi e in primis quello del lavoro sono inferiori. Ancora una volta i paesi dell'est come Polonia e Turchia fanno dumping, attraendo coi costi bassi multinazionali dall'Italia e dall'Abruzzo. Quella della Beta Fence per molti versi infatti è del tutto simile ad altre vertenze vissute dalla regione, a partire dalla Honeywell di Atessa. Dobbiamo con forza andare sui tavoli che contano, in questo caso ai ministeri, a sottolineare che rappresentiamo un territorio che ha già subito troppo, che non può subire altro. E per assurdo in questi giorni stiamo cercando di discutere, di dialogare su come intercettare risorse, su come favorire investimenti, e poi ci arrivano queste notizie così drammatiche. Ora lavoratori, sindacati e politica cercheranno di fare quadrato. La provincia di Teramo si è posta come capofila e a breve verrà aperto il tavolo coinvolgendo anche il Mise. Infatti ecco, siamo visti con tutti, ecco, gli assessori regionali, i consiglieri e i senatori, ecco, di fare subito, ecco, di portare il problema a Roma, di fare una lettera congiunta a Roma per attivare un tavolo, perché anche qui non è un tavolo di crisi, perché è un'azienda che non ha i numeri della crisi, ecco, per cercare, ecco, di portare subito il problema a Roma e insieme di determinare che questa azienda possa ancora rimanere per anni qui a Tortoreto.